grazie a questo grande presidente della regione possiamo avviare un grande progetto di compartecipazione tra l'acquedotto di Bari e il nostro sistema di amministrazione dell'acqua. Una condotta sottomarina che per una volta metterebbe d'accordo tutti. L'idea lanciata in Fiera del Levante a Bari dal premier albanese Edi Rama di un super acquedotto che unirebbe Puglia e Albania ha preso in leggero contropiede anche il governatore Michele Emiliano, certamente favorevole all'idea ma più cauto sulla sua realizzazione. Un progetto dalle enormi dimensioni che consentirebbe alla Puglia di sfruttare le risorse naturali del paese delle Aquile, che potrebbe invece beneficiare del know-how dei tecnici italiani. In Albania c'è acqua in abbondanza di straordinaria qualità che non viene utilizzata compiutamente, quindi noi abbiamo invece la struttura e abbiamo pensato che questa potrebbe essere uno anche dei modi per rompere le barriere mentali tra Italia e Albania. Molti italiani sono stati sufficientemente intraprendenti da andare in Albania, sono tantissimi, a migliorare la loro capacità competitiva approfittando di una tassazione molto bassa, veramente bassa, e di costi generali sicuramente più bassi. La nuova multinazionale sarebbe solo la punta di diamante della possibile collaborazione tra la Puglia e l'Albania. In Italia nel 2014 si sono registrate 40.000 imprese gestite da cittadini albanesi che hanno pagato allo Stato italiano circa 3,2 miliardi di euro di tasse, e le opportunità oltre confine per gli italiani sono ancora più vaste. Punto essenziale per una crescita della nostra regione e del Mezzogiorno complessivamente è innanzitutto la possibilità per appunto di questi contatti. L'altro profilo che mi sembra rilevante è che emerge da questo incontro la necessità che le imprese del Mezzogiorno realizzino una maggiore solidarietà orizzontale per poter confrontarsi per l'appunto anche con le rotte del Levante, per poter crescere insieme, perché oggi la situazione è tale per cui atomisticamente non si va da nessuna parte.